राधा दमाद कुंजा बियारी जय रा कुंजा बिया जय गोपी जनवाबा गिरीवरादार रे जय गोपी जनवा वारदा यसूदनन्दनव्रज जानञ्जन यसूदनन्दनव्रज जन रञ्जन यमुन तीरावन रावनश्रा यमुना थीरा वनस यमुना तीरा वनस जय राधा दवा कुंजा बिया जय राधा मद कुंजा Unjabiyari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.

Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare krishna re krishna 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 re 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 rama re rama 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 re 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 krishna re krishna 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 re re हरे राम हरे राम राम रामरे हरे जयो राधा राधार शीराधे जयो राधार ज राधे जय राधे जय राधे जय शीराधे जय राधे जय राधे जय राधे जय शीरा जय जगना जय जगना जय बलादेवा ज सुभद्रा जय जग Jaya Goranita, Jaya Goranita, Jaya Goranita, Jaya Goranita, Jaya. Jaya Prapupada, Jaya Prapupada, Jaya Prapupada, Shila Prapupada, Jaya. Pada jaya pra puṣṭada jaya pra puṣada ṣṭila pra puṣada Jaya Shishi Radharaja Sundaraki Jaya Shijaganabaladeva Subhadra Ki Shishi gornita Ki Jaya Bhagavan Ki Tulasi Marani Ki Jaya Shi Panchatattva Ki Guru Parampara Ki Jaya Tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie a dei voti riuniti. Tutte le glorie a dei voti riuniti. Ó oh, Namo Bhagavateva su Devaya. Bhagavateva su Devaya. Ó oh, Namo Bhagavateva su Devaya. Onnamò, bhagavateva, sudevaja, onnamò, bhagavateva, sudevaja. Allora, innanzitutto buon anno a tutti, oggi inizia il 2019 e se gli auguri se le fanno all'esterno dell'ambito del, dell devozionale, a maggior ragione se li devono fare i devoti che sicuramente faranno un anno più proficuo di quello che si fa nella vita materiale. Quindi buon anno a tutti e buon servizio devozionale. Buon anno anche a coloro che ascoltano su internet e, e buon anno ai veri body. <ride> Oggi eh, stiamo leggendo dall'ottavo canto al capitolo 12 intitolato a Moini, Moini Murti. Che è la rappresentazione femminile di Dio, confonde Shiva. Il verso è il numero 16 che andiamo a leggere. Tatte handasai shami, tatte handasai shami, tatte shami, di Krisho sura sotta di sura

Dudriksho Surasattama, Dudriksho Surasattama, Kaminambao Mantavya, Kaminambao Mantavya, Sankalpapra Bhavodaya,

Kamina baumantavyam, sankal paprabho bau tat quello, te a te, aham io. darsai Darsaiami mostrerò. Didriksho che desideri vedere. Shura Sattama, o migliore tra gli esseri celesti. Kamina delle persone che sono molto lussuriose, bahu molto, mantaviam, oggetto di adorazione, sankalpa, desideri sensuali, trababa, che risveglia con grande violenza. Traduzione di Sua Divina Grazia, Shiraprapada o migliore tra gli esseri celesti. Ora ti mostrerò la mia forma che è molto apprezzata dalle persone lussuriose. Poiché tu desideri vedere questa forma, io la rivelerò in tua presenza. Qui è Dio che parla a Shiva e cerca di accontentarlo perché Shiva voleva vedere la forma di Mohini, la forma di Dio femminile, perché è una forma molto bella. Spiegazione di Ishira Prabhupada. Il desiderio di Shiva... Che Shri Vishnu gli rivelasse il desiderio di Shiva che Shri gli rivelasse la più attraente forma femminile era motivato certamente da un sentimento scherzoso. Shiva sapeva bene di non poter essere aggirato da nessuna donna, per quanto potesse apparire bella, quindi, Shiva si sentiva molto forte e molto resistente alla bellezza femminile. Forse i Daitia sono rimasti confusi, pensava, ma poiché nemmeno gli esseri celesti ne sono rimasti agitati, tanto meno lo sarò io, che sono il più grande tra gli esseri celesti. Si sentiva molto forte di resistere a qualunque bellezza femminile. Tuttavia, poiché Shiva desiderava vedere la forma femminile di Shivisnu, Vishnu decise di giocare il ruolo di una donna. E mostrargli una forma che l'avrebbe immediatamente gettata in un oceano di desideri di lussuria. Per questa ragione, infatti, Sri Vishnu aveva detto a Shiva: Io ti mostrerò la mia forma di donna, e se sarai afflitto da desideri sessuali, non incolpare me. L'aspetto È una specie di sfida che ha lanciato Krishna a Shiva. L'aspetto attraente di una donna è molto apprezzato dalle persone piene di desideri sensuali, sessuali mentre coloro che li hanno superati, essendosi situati a livello della coscienza di Krishna, ben difficilmente ne saranno turbati. E questa è la posizione che credeva di avere Shiva. In ogni modo, per il desiderio supremo di Dio, la persona suprema, tutto può accadere. Questa doveva dunque, do, dove, dove, dunque essere una prova per stabilire se Shiva potesse veramente mantenere il controllo di sé. हौमया नतिमीरा मिरांडा शाखया चक्षुर्मीलिता तस्म श्रीगौरव नम शिष्य मनुस्ता स्थितिता भूथले भय रूप कदाया दधदी स्वा पदांति का बांध्या श्रीगुरूश्रीयुता पदकमला श्रीगुरू वैष्णवा शा श्रीरूपा साकरजाता सागना रघुनाथाम्बिता तन्सजीवनं साद्वैता सावदूता परिजनासहिता कृष्णचैतान्यदेव श्रीरधा कृष्णपदा सागना ललिता श्रीविशाखाम्बिता च E hey, krišna karuna sinddo Dina bandor giagapa de <coughs> go peša gopi canta,rada kanta, kanta na mostu te Tapta kančana gorangi, Ra brinvane zbai, Brišabano su te devivi Prana mami ri prie. Va ncia, kalpa, shakri, eva, patitana, pavane, bio, Are Krishna, are Krishna, 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 are are. Are, rama, are, rama, 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 are. Allora qui abbiamo un esempio di come la bellezza femminile possa turbare il cuore degli uomini e abbiamo anche la conferma che l'attrazione uomo-donna rappresenta le catene che ci tengono legati alla vita materiale. È molto efficace lo Srima Bhagavatam a descrivere la bellezza femminile fa vedere l'attrazione della donna, già bella di per sé perché era Dio nella forma femminile, ma la fa, la fa vedere in movimento. Addirittura mentre fa rimbalzare una palla, perché poi appare così moini e murti, in un boschetto lì vicino vede questa donna che giocava con una palla, la faceva rimbalzare in modo da far emergere tutta la sensualità della donna. Più avanti lo Shimabanna narra che la brezza del vento le aveva fatto cadere il Sari e la cintura che lo sosteneva, così che questa bellissima donna mostra la perfezione della bellezza femminile. Però non dimentichiamo che quella donna era Dio nella versione femminile. Un devoto, un grande devoto come Shiva, che anche la rappresentazione di un'emanazione di Krishna. Non deve mai essere debole, debole e succube di qualunque piacere. In questo caso il piacere femminile. Ma in questo episodio possiamo vedere la potenza di Dio e la sua supremazia su tutto. Cioè, qui in sostanza, Shiva si sentiva molto forte perché chi fa il devoto ha superato tutti i desideri degli attaccamenti materiali. E quindi qualunque donna mi si può presentare davanti, io non sarò turbato. Però dall'altra parte c'era Dio, c'era Krishna. E, e se Krishna vuole, in un attimo cancella tut, tutti i propositi forti di una persona. Quindi in questo episodio possiamo vedere la potenza di Dio e la sua supremazia su tutto a provocare Shiva e farlo cadere nella trappola del desiderio sessuale era stata la supremazia di Krishna su tutto ciò che esiste, superiore anche alle sue manifestazioni plenarie. E quindi fa in modo che il desiderio sessuale si impossessasse di Shiva, tanto che a Shiva gli viene il desiderio di rincorrere la bellissima donna che fuggiva praticamente nuda. Nella corsa Shiva perdeva il seme, seme per la visione irresistibile di quella donna, ormai in versione succinta. Lei scappava e lui la rincorreva. Lei si fermò nascosta in un cespuglio e Shiva cercava di afferrarla e stringerla a sé. Lei si dimenava, ma nel frattempo Shiva aveva perso tutto il suo seme e, dal momento in poi, ritornò ad essere quella persona libera dal desiderio sessuale. Questa scena ci dimostra che Shiva, nonostante. La forza che avesse per la rinuncia era cascato nel tranello scherzoso che gli aveva atteso Vishnu eh, Dio nella forma di una donna, lo ha fatto cadere, ma aveva fatto in modo che capisse che Krishna era superiore a qualunque forza. Shiva in sostanza era talmente forte che non poteva essere attaccato da Maya perché Maya era una servitrice di Cristo, in questo caso Maya era Cristo in persona e aveva avuto il sopravvento. Quindi Cristo possiede potenze di tutto riguardo, cioè la bellezza, la potenza, la saggezza, la ricchezza, la fama, possiede tutte queste qualità, però oltre a queste qualità Dio ha anche la rinuncia. Tutti aspiriamo a queste qualità, no? tutti vogliamo essere ricchi, vogliamo essere potenti, vogliamo essere belli, vogliamo essere famosi, però la qualità della rinuncia non è che ci, ci potremmo passare pure sopra, perché vogliamo essere belli, vogliamo essere ricchi, però non rinunciare alla ricchezza. Invece, Krishna oltre a queste potenze aveva anche la qualità della rinuncia. E, e questa era una delle qualità più importanti di Dio. Perché è la più importante? Perché questa qualità impedisce alle altre di prendere il sopravvento e di diventare illusione. Eh, il mondo materiale è fatto di illusione, cioè se siamo belli, se siamo ricchi, praticamente è, è tutto effimero, è tutto provvisorio. Perché poi arriverà la vecchiaia, arriverà la morte e tutto sarà abbandonato. Quindi queste qualità sono illusione perché sono qualità temporanee e destinate ad essere divorate dal tempo. Mentre la rinuncia è un valore che dà dà prestigio a tutte le altre. La rinuncia per chi non possiede niente è più facile da praticare perché non ha niente a cui rinunciare. La rinuncia invece quando si hanno delle opulenze come appunto ce le ha Krishna o chiunque altro è più difficile da praticare. Krishna ad esempio, oltre ad essere bello, ha anche molte cose che lo potrebbero coinvolgere. Per esempio Krishna ha le gopi. Le gopi vanno pazze per lui, lo adorano escono nel pieno della notte lasciando le case ai mariti e anche la pentola che bolle sul fuoco quando sentono il flauto del cristo ne vanno anche se hanno calato la pasta non so se a quei tempi c'era la pasta <ride> però anche se hanno calato la pasta <ride> loro vanno perché il flauto del cristo è più forte e cristo però le accontenta si moltiplica per co contraccambiare il loro amore Quindi Krishna frequenta le Gopi, danza con loro, ma qui si può vedere il significato della rinuncia. Krishna rimane brahmachari, come questa storia che vi sto per raccontare lo dimostra. Quindi Krishna va con le Gopi, però è un brahmachari, e, e adesso questa storia dimostra perché lui rimane brahmachari. Una volta le Gopi decisero di dare da mangiare a Durvasamuni affinché le benedisse per poter adorare meglio i piedi di lotto di Krishna. Durvasamuni viveva dall'altra parte del fiume Yamuna. In quel periodo la Yamuna era in piena, quasi da straripare, era un fiume in piena. Krishna disse: "Tutte voi", rivolto alle Gopi, "dovete meditare sul vostro adorabile Signore" e dovevi dire alla Yamuna che se Krishna è un vero Brahmachari, allora la Yamuna avrebbe dovuto darvi modo di andare dall'altro lato. Quindi queste copie avevano pregato Krishna di aiutarle a passare la Yamuna, perché dovevano dar da mangiare a Durvasa che stava facendo meditazione dall'altra parte del fiume. Le copie da queste parole rimasero sorprese, perché sapevano che lui stava sempre in loro compagnia, e allora ridendo nell'ascoltarlo parlare di sé come bramaciari gli chiesero ma com'è possibile Krishna sappiamo che sei sempre in nostra compagnia come, come puoi dire che sei un bramaciari? Krishna disse voi andate a dire questo alla Yamuna e vedrete quello che succede se la Yamuna si allargerà e vi permetterà di passare allora tutte le copie andarono a, a, sulle rive della, della Yamuna seguirono le istruzioni di Krishna e davanti alla, alla Yamuna dissero o Yamuna Devi, se è vero che Krishna è un vero brahmachari, fai in modo che possiamo attraversarti per andare dall'altro lato. Con loro grande sorpresa, la Yamuna si divise subito in due in modo che le Gopi potessero attraversarla ed andare nell'Asha di Durvasamuni. Raggiunta l'altra riva, le Gopi cucinarono diverse preparazioni per sfamare questo Yogi, Durvasamuni a completa soddisfazione con grande felicità Durvasamuni mangiò tutto il cibo no, lui stava facendo digiuno una meditazione sul digiuno da parecchio tempo però in questo caso lui mangiò tutto il cibo più saporito poi benedisse tutte le gopi per quello che gli avevano chiesto con le seguenti parole che possiate raggiungere la devozione più leale ai piedi di lotto di Krishna queste volevano le benedizioni di questo yogi quindi, compiaciute per aver ricevuto la grande benedizione del saggio, le gopi tornarono sulle rive della Yamuna per ritornare a casa. Ma ancora una volta si trovarono con l'impedimento della Yamuna in piena. Allora tornarono da questo yogi, da Durbasa, e gli chiesero quale fosse il sistema per attraversare il fiume. Lo yogi disse: Andate sulle rive della Yamuna e ditele: O oh Yamuna, se è vero che Durbasa Muni, cioè io,

Le gopi tornarono sulle rive della Yamuna e fecero quello che aveva detto loro questo Yogi e si rimasero sorpresi nel vedere che ancora una volta la Yamuna diede subito loro il passo per andare dall'altra parte. Com'è possibile? si domandarono una con l'altra. Non è vero che Durvasamuni non ha mangiato nulla, lo abbiamo appena nutrito a suo piacimento, erano tutte sbalordite per quello che avevano visto. Tornando a casa... Dove attraversato il fiume Yamuna, le gopi vollero conoscere la verità su quanto era accaduto e dissero: Krishna, noi, siamo, noi sappiamo che non sei un brahmachari, perché sei sempre in nostra compagnia e insieme ci divertiamo. Com'è possibile dunque che il fiume Yamuna abbia accettato queste cose come verità, lasciandoci passare agevolmente? E poi abbiamo dato da mangiare allo yoga d'Orbasamuni fino a riempirgli lo stomaco. Come ha potuto accettare come verità il fatto che non aveva mangiato nulla fino ad allora, così da lasciarci attraversare le sue acque? Siamo tutte sbalordite. Per favore svelaci il segreto che si c'era dietro tutto questo. Erano molto curiose le, go le gopi. Krishna rispose, ascoltiamo bene le parole di Krishna perché perché possiamo capire il significato e il valore della rinuncia, di quelle qualità che abbiamo con noi. Allora Krishna rispose, miei cari Gopi, voi siete molto semplici e innocenti, voi avete così tanto amore per me, ma dovete sapere che anche se sto con voi giorno e notte, resto comunque un bramaciare. L'accettazione delle cose dipende dalla mente. Io sono Gitendria vale a dire che controllo tutti i miei sensi. Senza il mio desiderio la mia mente non tocca nulla. Questo è il motivo per cui, anche se trascuro tutto il mio tempo con voi, miei gare copi, rimango sempre un puro bramacciare. E così anche per Durvasa Muni, lo yogi che ha mangiato tutto, perché ha mangiato senza essere attaccato al gusto del cibo, con il risultato che la sua mente non diventa attaccata a nulla. Così Krishna tolse ogni dubbio alle gopi di Vrindavana. Quindi abbiamo capito qual è il valore della rinuncia. La rinuncia è avere le cose ma essere superiore alla loro attrazione. È interessante eh, comunque analizzare bene la bellezza di Krishna, che è forse la qualità più intrigante proprio perché ha definito Krishna, significa infinitamente affascinante. Questo aspetto della bellezza di tutto ciò che è riferito a Krishna è una costante che le scritture ci ripropongono molto frequentemente. Ed è praticamente un simbolo, il simbolo che l'intero universo manifesta come a rappresentare l'inarrivabile bellezza del suo creatore. Krishna è bello, Krishna è infinitamente affascinante, la bellezza di Krishna, dicono le scritture, è la cosa più sublime dei tre mondi. Davanti alla bellezza di Krishna, perfino le mucche, perfino gli animali e gli alberi della foresta restano sbalorditi. E Krishna ci mette la firma e dice nella Bhagavad Gita, tutto ciò che è bello, potente, glorioso, Sappi che scaturisce da un semplice frammento della mia persona, quindi il concetto di bello è la quintessenza e la vera natura del mondo spirituale. La Brahma Samhita descrive il mondo spirituale come un luogo meraviglioso in cui si trovano gli stessi elementi presenti nella sfera mondana, ma nella loro purezza più elevata e in tutta la loro bellezza. Quindi, adesso stiamo descrivendo. Come ha fatto il mondo spirituale? Quindi, nel mondo spirituale ci sono gli alberi, ci sono gli rampicanti, le montagne, come sono qui, ci sono i fiumi, le foreste, c'è l'acqua, parlano, c'è la parola, c'è il movimento, c'è la musica del flauto di Krishna, c'è il sole, la luna, c'è il gusto e le cose da gustare. Quindi, da questa descrizione possiamo capire che la dimora di Cristo è un mondo nel vero senso della parola: è tutto dove tutto esalta la bellezza, la bellezza di Krishna. Nel mondo materiale questa reminiscenza, questo ricordo del bello ritorna frequentemente, quindi anche nel mondo materiale l'uso del concetto di bello è ricorrente. Si dice che il mondo materiale sia un riflesso del mondo spirituale e quindi questa reminiscenza, questo ricordo, questo concetto di bello predomina e riaffiora la voglia di riottenere quello che abbiamo perduto. Tutti sono alla ricerca di quello che era di norma nel mondo spirituale e tutti nei loro discorsi riesumono quel bello che cercano dove possono. In sostanza, nel mondo materiale tutto ciò che è bello è quello che vale di più, è quello che ha più valore, proprio perché si accosta inconsciamente all'essenza del mondo spirituale, cioè a Krishna. E infatti è scontato che una bella donna sia più ambita di una donna che lo è meno. Una bella casa è nei sogni di tutti e proprio per questo ha più valore. Lo stesso dicasi per una bella macchina, per una bella moglie e così via. Quindi qualche memoria del mondo spirituale a noi ci è rimasta. Non è vero che abbiamo dimenticato tutto, si dice che abbiamo dimenticato tutto. No, ci è rimasta la voglia. Ovvero, abbiamo dimenticato sì, ma questa esigenza ci è rimasta. Il voler cercare di essere felici ci è rimasto. Questa voglia di cose belle ci è rimasta. La differenza è che quello che abbiamo perso lo cerchiamo in ambiti sbagliati. Lo cerchiamo nella famiglia, nella ricchezza, nella cura estetica del corpo, nella voglia di riconoscimento e di essere considerato, e c'è questa tendenza sbagliata di apparire più che di essere. Quindi anche se siamo incatenati in questo corpo materiale abbiamo le stesse aspirazioni, gli stessi desideri che avevamo quando eravamo nel mondo spirituale, divertirci e appagarci. Solo che qui nel mondo materiale dobbiamo accontentarci di quello che possiamo trovare, di quello che passa il convento. E il mondo materiale passa sì qualche soddisfazione, ma quanta sofferenza per averla? Malattia, vecchiaia, morte e disgrazie varie. Quindi non vale la pena godere poco per poi soffrire così tanto. Se capiamo questo aspetto della nostra vita, allora possiamo eliminare tutte le nostre aspirazioni inutili e puntare sull'unica vera realtà che è di natura spirituale. E per ritornare sul tema della bellezza, anche il flaudo di Krishna concorre a rendere irresistibile il fascino di Krishna. E come le gopi, chi non abbandonerebbe, abbandonerebbe la via della castità di fronte alla bellezza del sonno del flaudo di Krishna, anche nel mondo materiale esiste questo fenomeno. Quasi tutte le donne cercano di farsi belle per farsi notare. E non solo dal marito. La voglia di ben figurare. Di andare dal parrucchiere, di avere un bel vestito, una bella borsa, già questo atteggiamento indica un valore di castità non troppo elevato. Talvolta la moglie, dopo essere stata dal parrucchiere, si aspetta che altri lo notino, perché è nelle aspirazioni di tutti essere al centro dell'attenzione, ma può anche succedere che il marito non se ne accorga nemmeno, no? va a casa o tutti i boccoli o tutti i riccioli il marito la ignora, succede no? da qui la frustrazione il concetto del bello se adoperato per Cristo ha il suo valore ma il concetto del bello riferito alle persone, agli oggetti del mondo materiale è senza significato perché tutto è deperibile tutto è effimero, tutto è illusione anche una bella donna col tempo diventa rugosa, l'aspetto non è più Spesso le scritture dicono che i gioielli che indossano le donne sono come ornamenti sul corpo di un cadavere, un cadavere perché comunque quella donna è destinata a morire. Quando ci specchiamo, noi siamo tratti in inganno, non siamo la persona che ci rimanda allo specchio perché la persona che ci rimanda allo specchio è una persona che deve invecchiare e deve morire. Noi invece siamo eterni, noi non siamo quell'immagine, noi siamo quella cosa che, che è imprigionata in quell'immagine. Quindi, eh, questo fenomeno, quello de, de, dell'ornamento, quando è riferito a vicende spirituali, cambia radicalmente la valutazione. Può sembrare che anche le gopi fossero poco caste, quando al suono del flauto di Krishna lasciavano i mariti, i figli e le pentole sul fuoco. Ma questo solo per chi osserva queste cose con occhio materiale. Perché non tiene conto che queste sono narrazioni dei passatempi visibili di Krishna, cioè passatempi avvenuti sulla nostra terra, dove ci sono legami di parentela, ci sono nonni, ci sono zii e ci sono figli. Ma per chi osserva queste vicende con una visione spirituale sa che le gopi sono espansioni di scimati radarani. Sa che Shimati Radarani è l'espansione della potenza interna di Krishna e quindi sa che le Gopi sono anch'esse espansioni di Krishna e quindi sono sue. L'osservatore dal cuore puro vede l'atteggiamento delle Gopi come il più alto sentimento d'amore che possa esistere. Shira Bhattisiddhanta Sarasvati, che è quella persona che ha detto a Prabhupada, dice vai a portare questa conoscenza in Occidente che ancora non ce l'hanno, Spiega così al verso numero 37 della Brahma Samhita, «Se il rasa, cioè la vicenda, d'amore extraconiugale e i corrispondenti sentimenti di concubinato ed amore illecito sono trasposizione di atti eterni del mondo spirituale, non vè in essi nessuna colpa né essi vanno contro le scritture». In sostanza sono atti spirituali calati nella dimensione materiale, questa è l'unica differenza. Le gopi, attratte dal dolce suono del flauto di Cristo, non perdono la loro castità. Sono due visioni diverse: ci sono persone che, quando vanno a Brindavana, contemplano gli scarichi a cielo aperto, e ci sono persone che vedono il mondo spirituale. È gioco forza mostrare gli eterni passatempi di Cristo nel mondo spirituale, calati nella dimensione del mondo materiale, ma non è gioco forza osservare questi passatempi con occhio materiale. Quello dipende dal nostro grado di avanzamento e dalla purezza del nostro, della nostra visione. È interessante notare che le gopi siano solo semplici passorelle. Lakshmi Devi, la dea della fortuna, avrebbe voluto anche lei entrare nel, nel rasalila tra Krishna e le gopi, tanto per raggiungere lo scopo. Aveva fatto migliaia di anni di austerità, aveva lasciato anche Vaikunta il mondo spirituale, ma non le fu permesso di attraversare la Yamuna per entrare nel rasalila, in questi divertimenti. Le fu concesso solo la benedizione di poter vedere, poter osservare, quello che succedeva dall'altra parte del fiume. Per poter partecipare, avrebbe dovuto abbandonare l'idea di essere una regina. Lui, lei è una regina, doveva mungere le mucche, raccogliere lo sterco e trasportarlo sulla testa. Doveva andare alla Yamuna per riempire i secchi d'acqua e portarli sulla testa, qualche volta anche per lunghi tratti, per poter fare i lavori di casa. Quindi perfino Lakshmi, questa regina, anela, prega e fa austerità per poter provare la semplicità dell'amore delle pastorelle, delle gopi, ma non riesce a ottenerlo. Eppure Lakshmi Devi, questa regina, è un'espansione della forma di Radarani stessa. Quindi Krishna non aveva concesso a questa regina di entrare a far parte nel cerchio delle gopi, perché le gopi facevano lavori umili. Pulivano la stalla, portavano l'acqua, pulivano la stalla dallo sterco di mucca, portavano l'acqua sulla testa, andavano a prendere l'acqua sulla Yamuna e la, la dovevano portare. Quindi questi sono i delicati sentimenti del mondo spirituale. Le gopi non facevano niente per, loro, per la loro vanità, ma si facevano belle per piacere a Cristo. Tutto quello che facevano era in funzione di far piacere a Cristo. Comunque la più grande realizzazione che, che si possa fare in coscienza di Cristo è quando si capisce che la vita che si fa è la migliore possibile e che non ci sono altri modelli di vita che possono dare risultati che da questa. Questa è la realizzazione che tutti quanti i devoti fanno dopo un po' che stanno nel movimento. Una vita come questa è sicuramente migliore dell'altra e questo lo dimostra che quando il devoto va a casa si trova in imbarazzo perché vede le abitudini dei familiari che sono abitudini che lui ha abbandonato perché non gli interessano più. Quando uno sente parlare di amore per Dio immagina chissà che, ma l'amore per Dio è semplicemente capire che la vita che stiamo facendo, l'atmosfera in cui stiamo vivendo ci piace, quello è già amore per Dio. No? Poi c'è l'amore più profondo, quello che manifestavano i grandi devoti in Rupa e Sanatana Gosvami, che quando si alzavano al mattino gridavano dov'è Krishna? Sulla Yamuna, sulla collina Govardhana? E piangevano, tanta era la voglia di vederlo. Ma senza scomodare questi grandi devoti, attraverso le nostre piccole realizzazioni possiamo capire se siamo spiritualmente in salute oppure no. Se siamo ansiosi, ansiosi di leggere le scritture e quando le leggiamo proviamo piacere, quello è un sintomo di amore per Dio. Se quando si aprono le tende ci fa piacere guardare le divinità e ci fa piacere vederle vestite bene, quello è un altro sintomo di amore per Dio. Se a Ikirta ci va di partecipare, di cantare e di danzare, anche quello è amore per Dio. Se quando siamo circondati dalle voci pensiamo: Ma guarda che fortuna, guarda in che bella situazione mi trovo, anche quello è amore per Dio. Se quando ascoltiamo un kirtan e avvertiamo che il suono che entra nelle nostre orecchie ci dà un senso di gioia, quello è amore per Dio. Ci sono tanti livelli di amore per Dio, ma il più importante è quando una persona decide di abbandonare la vita materiale per intraprendere la vita spirituale, perché quello è il primo passo per l'amore di Dio. Noi dobbiamo approfittare del privilegio che abbiamo di essere, di essere, di essere esseri umani e dobbiamo agire come tali. La prima cosa che dobbiamo fare è quella di porci delle domande, le solite, no? Ma tutt'ora in evase, cioè chi siamo, da dove veniamo, che cosa c'è dopo la morte, perché Dio non si mostra. Una volta accertato che non siamo in grado di rispondere, c'è da farsi un'altra domanda: chi può dirci qualcosa riguardo la televisione, la scuola, i genitori, i giornali? la Chiesa, non l'hanno fatto finora perché non sono in grado, quindi è inutile insistere. Quindi scartiamo questi canali e passiamo alla domanda numero 3, che è la seguente. È possibile che Dio, se esiste, sia attento a che funzioni tutto l'universo e non abbia avuto l'accortezza di lasciare un messaggio, una piccola notizia per noi esseri umani, che pure dovremmo essere tutti sue creature? Allora questa terza domanda genera altre supposizioni. Tutti gli esseri viventi possono interagire con questo mondo, ciascuno ha avuto in dote occhi, mani, gambe e tutto il resto. Sono tutti strumenti che non abbiamo fatto noi, né gli scienziati sono in grado di creare, e figuriamoci il caso. Rimane una sola possibilità, tutto quello che abbiamo in dote ce lo ha donato Dio. E dal momento che sono regali consistenti, dobbiamo ammettere che c'è qualcuno che ha pensato a noi in maniera interessata, e non solo a noi, ma anche a tutti gli altri esseri viventi: agli uccelli, ha dato le ali, ai pesci, le pinne e la facoltà di respirare sott'acqua, poi ha dato anche le zanne agli animali feroci, e così via. Quindi non è che Dio privilegi l'essere umano, praticamente per lui sono tutti esseri spirituali, tutte sue emanazioni e per cui sta attento a tutti, ci sono anche i rospi anche i maiali che hanno gli occhi non se li sono fatti da loro è molto difficile fare un occhio ci cioè, hai provato a fare un occhio? ci cioè, hai provato a fare un occhio? a, a creare un occhio? un occhio no, no, no. un occhio no. certo. <ride> eh. Quindi, quindi noi abbiamo gli occhi, le mani, le gambe che non abbiamo creato noi e gli scienziati non sono in grado di crearle queste cose qui. Quindi qualcuno ce l'ha fatte e ce l'ha fatte qualcuno che aveva la facoltà di farle. Cioè una mano, che è la cosa più semplice, non parliamo degli occhi, del cervello, dell'intestino, guardiamo la mano. La mano ha lo scopo di facilitarci la vita. Cioè, possiamo prendere, possiamo tastare, possiamo raccogliere perfino gli aghi per terra perché abbiamo le unghie. Sono tutte cose che non abbiamo fatto noi, né gli scienziati hanno la possibilità di farlo. Eh, gli scienziati fanno i robot, ma i robot non hanno queste sensibilità. Eh, io ho visto un robot in televisione che faceva anche l'occhietto, però lo faceva a in intervalli regolari, non lo faceva quando vedeva una bella ragazza, faceva l'occhietto. Lo faceva anche se c'era una vecchia davanti, lo faceva lo stesso. Quindi, quindi i, rob i robot non hanno la sensibilità. degli Quindi queste cose non sono cose da poco quelle che, che ho citato. Non sono regali qualunque. Quando ai vari compleanni dobbiamo fare un regalo, stiamo lì a valutare quale possa essere il regalo più appropriato. E non sempre ci indoviniamo. Dio invece ha fatto regali su misura, ci ha regalato proprio quello che ci serviva e dobbiamo ammettere che sono regali consistenti. Un regalo lo possono fare tutti, ma questi regali li può fare solo Dio, solo Lui ne ha la possibilità. Per capire l'importanza di questi regali, immaginatevi senza mani e senza occhi. Allora capite l'importanza di questi regali che ci ha fatto Dio. Essere al centro dell'attenzione è la cosa che ci appaga di più. È gratificante parlare di noi, raccontare le nostre gesta, sentirsi considerati e suscitare ammirazione. È un aspetto della vanità della quale più o meno siamo tutti affetti. Quindi la vanità è l'atteggiamento di cui l'essere si adorna, perché vuole dare valore a caratteristiche che non ha, o vuole saltare quelle che ha è il belletto che si spalma per ostentare quelle che lui ritiene le sue capacità. Ci tiene ad apparire più bello di quello che è. Quindi il vanitoso è colui che pretende glorie che non merita. È detto soprattutto di persone che, ritenendo di possedere doti fisiche e intellettuali, le ostenta per ricevere dagli altri lodi e ammirazione. Ma la vanità, anziché gioare, noce, perché fa apparire nella maniera che non siamo. Allora, a questo punto qui sono il nome non quarto, se ci sono delle domande o delle contestazioni a quello che ho detto. Sì, dimmi... È molto ampio il discorso della capacità che può avere un robot di, di provare emozioni. Posso dire che di recente è stata inventata una specie di mano che però non ha lo scopo di imitare la mano umana nelle sue funzionalità, ma di imitare le vene di una mano umana, perché adesso stanno facendo dei computer che riconoscono l'identità del proprietario. A seconda della posizione dei vasi sanguigni nella mano, sono riusciti dei ragazzi, eh, l'hanno fatta vedere a un festival di recente. Sono riusciti a imitare la circolazione interna di una mano umana spendendo pochissimo, ma solo la circolazione, solo per dare l'idea. Comunque c'è cioè, voluto tutto un progetto solo per dare l'idea al computer, l'impressione al computer, che c'è la circolazione di una mano umana. Quindi, questo. Fa vedere che molto probabilmente per imitare completamente tutte le funzionalità della mano umana ci vorrebbe almeno 300 anni, forse solo facendo. E comunque non sarebbe un organismo vivente, sarebbe la parte di un organismo. Poi sul fatto che il robot provino emozioni, effettivamente, questo è un discorso sicuramente molto complesso. Adesso non so tu a che episodio ti, ti riferisci. In Giappone dove la robotica è molto molto avanzata, io non sono un esperto per niente, ho visto che stanno facendo degli esperimenti molto ancora lontano, è vero che c'è un robot che ti dice ogni tanto io sono triste, io sono, se ti vedo riconosce forse la persona, sono felice, certo che sono, per me sono ancora a livello di dei pupazzi e non di più. Sicuramente è molto difficile pensare a imitare una mente umana che ha anche una parte inconscia. Quello. Bene, quello che dici l'ho visto anche io in televisione questa trasmissione su questa mano che hanno fatto certi ragazzi addirittura. È una mano bionica, no? Però non è la mano umana, no? Anche perché dietro la mano umana c'è un'entità che la guida. Per guidare quella mano che si è vista in televisione c'è bisogno comunque di un'entità umana che gli dice fai così perché la guida. Così è come per guidare la macchina. La macchina c'ha tutto, però se non sale questa, questa, questa individualità umana, la macchina non parte. E anche noi lo possiamo ravvisare che la scintilla eh, spirituale, la coscienza, diciamo, la nostra vera individualità, eh, si vede molto bene quando vediamo un cadavere. Un cadavere praticamente c'ha tutto, non gli manca assolutamente niente, c'ha il cervello, c'ha lo stomaco, c'è gli intestini, c'ha gli occhi, però, siccome è andata via questa scintilla spirituale, lui non sente più nemmeno il dolore, lo possono mettere anche nel, nella camera, nel forno della cremazione, ma lui non sente il dolore perché la sensibilità al cadavere gliela dà l'essere spirituale che è dentro. Si dice anche che, 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 che l'anima non può essere bruciata né bagnata perché niente può toccare l'anima. Infatti, se uno muore in un incendio ne esce comunque vivo, perché muore il corpo, però l'anima che non può essere bruciata rimane, rimane viva. Quindi quello che dici te è vero, quello che possono fare gli uomini, oltre alla mano bionica, che comunque una qualche utilità la può avere, ma una qualche, rispetto alla mano normale, no? che cosa possono fare? Possono prendere la mano di un cadavere e attaccarla al corpo di una persona la cosiddetta mano morta quella è la, è la, è la, è la mano morta no? e qualcuno se l'è fatto fare questo trapianto però dopo del tempo cioè, ha deciso di farsela togliere perché gli dà più, più fastidio che, che, che utilità quindi eh, quando, eh, Mosè, quando Michelangelo ha finito il Mosè gli sembrava talmente perfetto che gli dispiaceva, che non. dice: Ma perché non parli? E per la rabbia gli ha dato anche una martellata sul ginocchio. Perché l'uomo vorrebbe creare cose che parlano, che si muovono, ma non ne ha la facoltà, quello ce l'ha solo Dio. Quindi tutto quello che si muove, tutto quello che ha sensibilità, dipende dalla nostra scintilla spirituale che è, de che è dentro di noi. E i robot non ce la potranno mai avere. I, i robot. Non potranno mai sentire il sapore della pasta asciutta, il sapore di, un, di, un, di una coppetta di fragole con la panna. Non lo possono sentire. Perché poi dove va? Va, va a, a disturbare gli, ingrana, gli ingranaggi. Se uno gli dà da mangiare un piatto di spaghetti, vedrai che gli ingranaggi poi si, si bloccano, no? perché è così, invece noi abbiamo lo stomaco per digerirle, abbiamo il palato per sentirne i sapori, e i robot non possono sentire i sapori. Quindi sono andati molto avanti gli scienziati, non è che non siano andati avanti. E, e anche li ringraziamo, perché sotto certi aspetti ci hanno, anche, ci hanno anche facilitato la vita, ci sono tante cose che hanno fatto gli scienziati che ci fanno comodo. Però, non possono fare quello che fa Dio con, con la vera scintilla spirituale, che è la nostra anima spirituale. Quindi, grazie della domanda, Esce la Prabopada Chi già. Va bene? Stava interessante? Grazie. Tu fai parte del gruppo? Sei? In visita spirituale. Ah sì? Già. Quanto tempo ti fermi? oggi Vai via oggi? Peccato. Sei arrivato ieri? Sono Hai dormito qui? Va bene. il fatto che comunque hai sentito qualcosa di spirituale <ride> ti può giovare, no? Ogni punto io bene. Sì? Dove abiti tu? A Carrara. A Carrara? Vabbè, insomma. Un paio di orette ci vogliono. Vieni con la macchina? No, sono i tre. Ah, è meglio. Di questi tempi è meglio. Perché c'è ghiaccio. Quindi tutte le volte che vieni ci fa piacere vederti. Eh? Come ti chiami tu? Luca. Luca? Io mi chiamo ah, Luca. Eh, eh, come si chiama? Era Maciandra? Sì, cambiano, cambia... Sì, perché ci sono dei devoti, arrivano altri devoti e quindi... Sì, sì. E io c'avevo un ristorante vegetariano, no? Ah c'era un ristorante vegetariano sì. a al Canada. E... No. Alcuni ragazzi che erano qua sono venuti a cucinare per me. Ah, buono. Balarama, non so se. Balaram, sì. E... Ah Balarama adesso è qua. il sì, Balaram. No. Sì. Però c'è un unico che si chiama Shribala Ramcequa adesso. C'è la barbetta, no? Sì, ma è portoghese, brasiliano, Come? È ah, brasiliano. Que ah, quella è brasiliana, ha ragione, sì. Quella è, no, no, hai ragione. Chi è? Davide, che lui ci chiama Deva Non diceva che era De Deva chi? Vabbè, comunque adesso il ristorante è chiuso? È chiuso perché io faccio un insegnante. Di cosa? Ah, l'ha venduto in ristorante, non ce n'è più. No, parliamo del, del 95. Mm. Adesso ancora fai il preparatore atletico, ancora? No, ora non c'è un insegnante a certo punto. Ah, l'insegnante. È, è meno faticoso. Sai, a una certa età il preparatore atletico, perché il preparatore atletico deve fare quasi quello che fanno. Grazie della collaborazione. Grazie della...